interesse. E poi Adolfo Miniemi, a cui si debbono importanti studi sulla storia fotografica di quel complesso problema, i complessi anni che si dipanano dal fascismo alla liberazione. Ed è inutile che ricordi male i titoli di volumi che tutti abbiamo avuto per le mani e tutto conosciamo. Quindi grazie a tutti voi, do la parola a Mara Greenwich Kraus, sperando di aver pronunciato bene il nome. Buonasera, signor, non ho dimenticato il suo nome, sono già troppo rinfiammata, ma ecco, mi faccio pure le domande. Allora, le chiederei per iniziare di presentare, di raccontare l'archivio e come è nato questa pubblicazione che, come ricorda Heidegger, per 40 anni ha tenuto in qualche modo nel cassetto prima di trovare la forza e la voglia di pubblicarla. E forse per chi ci ascolta anche dire che è Heidegger, che non tutti magari sono Dunque, informati. sì. Dunque lui, quando finalmente lui, si è deciso di pubblicare e di scrivere qualche cosa, perché le fotografie le aveva, però non riusciva a scrivere, del fatto del ghetto. Allora lui, quando finalmente si è messo, quando finalmente l'ha scritto, è andato, ha cercato di pubblicarlo in Germania. E nessuno voleva in quel tempo e dicevano che questo non interessa a nessuno, questo non è un libro importante, e queste sono cose che oramai sono passate. E allora, siccome io l'avevo conosciuto in quel tempo in Brasile, e lui mi ha raccontato che è stato soldato tedesco e che è andato nel ghetto a fotografare e che ha tante foto. Allora mi ha fatto vedere le foto. E finalmente noi abbiamo cominciato a trovare della gente che ci ha aiutato con i soldi per pubblicare una copia. Faccio vedere la copia molto grande, molto bella, e che si chiamava Dove il tuo fratello Abel. Ed è una un direi un libro in tre lingue, in inglese, in portoghese e in tedesco. Adesso ve lo faccio vedere, ce l'ho qui a portata di mano. Vedete, no? Sì. Ecco, questo libro è uscito con grandi fotografie, molto bello. Poi dopo, questo libro per caso l'ha letto anche lo scrittore Böll, tedesco Böll, e ne ha fatto una critica. E dopo che ha fatto questa critica, la DTV, l'editrice tedesca, ha fatto il libro in tedesco, però quello piccolino, come lei vede, questo qui, piccolo libro. Sì. E questo qui, poi, una volta, 20 anni fa, il dottor Miniemi è venuto a Vienna e voleva vedere le foto. E poi l'editrice, come si chiamava l'editrice adesso, Giuntina, ha pubblicato il libro. Ecco tutto che io posso dire a lei. Grazie. Magari può dire forse qualcosa anche su come
Questi scatti si sono poi riusciti a portare fuori, a salvaguardare delle vicende drammatiche che hanno coinvolto la vita di Heidegger, militare, negli anni della Seconda Guerra. Le foto sono state scattate nel 1941. Come ha fatto a conservarle? Sì, lui era sposato e la sua moglie era anche a Varsovia perché le donne tedesche dovevano anche lavorare e la sua moglie era una giornalista e ciascuno poteva, ogni donna così, giornalista, poteva scegliere dove voleva essere mandata in questo grande Reich e lei ha scelto Varsovia. Dunque, la moglie era in Varsovia e aveva, allora lui ha fatto queste foto. Lui no, era in, lui fotografava per conto suo, non era un fotografo ufficiale SS, però era dipendente della SS. Photo company, photograph company, company. E, però quando lo hanno, perché lui ha cominciato dal primo giorno della guerra a fotografare e così l'hanno messo dentro in questo dipartimento di fotografi. Però gli hanno dato in mano un apparecchio fotografico, gli hanno detto vai a fotografare un ammiraglio che è stato ferito e che ha ricevuto la croce di Hitler, eccetera, vai a fotografarlo. E lui l'ha fotografato espressamente male, ha fatto male questa foto. E allora gli hanno detto, guarda, tu vuoi fare il fotografo, ma no, tu vai nel laboratorio, tu fai le foto del laboratorio, cioè sviluppi le foto della SS nel laboratorio. È quello che lui voleva, lui non voleva fotografare per il Terzo Reich. E allora, quando lui ha fatto le fotografie, lui non era solo, era 2 o 3 volte nel ghetto. La seconda volta è andato anche con 2 soldati che erano amici suoi e che erano antinazisti. E loro hanno allora nel laboratorio, nella camera oscura, hanno sviluppato le foto e i film li hanno piegato, piccolissimi, 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 e li hanno messi in tasca. E poi, quando lui ha visto sua moglie a Varsovia, ha dato a lei e lei ha messo queste fotografie dentro nella roba sporca. Così le ha nascoste. E così anche le ha portate a Berlino, quando poi nel 43 è stata. È andata a Berlino, ecco, questa era la storia delle foto. Grazie, un'ultima domanda prima di lasciare la parola e poi magari ci ritorneranno altre a farle altre domande su Sì. questo. Oggi l'archivio, le fotografie sono consultabili, sono conservate in archivio Della Vienna. National Bibliothek, sì, della Biblioteca Nazionale di Vienna. Sono in archivio e sono molto ben conservate perché sono nel freddo, cioè perché queste foto erano bianco-nere, non erano a colori, ancora non esistevano fotografie a colori e è anche interessante che Heidegger non è sempre rimasto a Varsovia, lui poi è stato mandato in Russia anche e lavorava sempre per le foto, sempre fotografando per la SS
nel laboratorio e i laboratori erano su ruote. E così ci sono anche delle foto che lui ha fatto di questo vagone che era veramente un laboratorio su ruote. Ecco, questo è più o meno la. Ho capito, grazie di Sì, questa. e volevo ancora dire Sì, assolutamente, questo. prego. Sì, ancora una cosa, che io ho venduto le fotografie, cioè alla Biblioteca Nazionale a Vienna, ho venduto prima le foto del ghetto e naturalmente ho dato i soldi alla moglie di Joe Heidegger perché lei viveva ancora e lei era erede, io non ero erede delle sue cose. E dopo, quando ho chiesto se loro volevano, solo dopo alcuni mesi o alcuni anni, tutte le fotografie di Joe Heidegger, anche quelle che ha fatto nel Sud America, che ha fatto in Germania durante la guerra, e poi ha fatto anche in Russia molte foto. E tutte sono adesso nel. Grazie, credo che tutti abbiano capito dalle sue parole la ricchezza, l'interesse e anche l'eccezionalità di questo documento. Probabilmente avremo modo di fare altre domande, nel corso di questo incontro. Adesso lascerei la parola a Elisabetta Ruffini. Scusate, ero impreparata col microfono chiuso. Grazie, buonasera a tutte e a tutti e grazie moltissimo di questo invito così, a prendere la parola per presentare questo libro, la ristampa di questo libro da cui riparto per essere breve perché poi io ho molta voglia di sentire gli autori e poi ancora la signora. Quindi solo qualche commento a piedi pagina. Questo libro è diviso per me sostanzialmente in tre parti. La prima parte è la presentazione di Ball, poi quella che è giustamente di Barbara e i Miniemi definiscono come una memoria, non un album, per l'equilibrio tra parole e immagini, un equilibrio costruito nel tempo e in qualche modo perfetto quasi, insomma. E una terza parte che giustamente riprende il titolo della prima pubblicazione Dov'è il tuo fratello Abele? Questa postfazione di cui insieme si assumono la responsabilità di Barbara e Miniemi, ma fatta di tanti capitoli scritti ora dall'uno, ora dall'altro. Io ho il compito di lavorare un po', provare a presentarvi un po' questa postfazione che ci porta un po' nel cuore della problematica del rapporto tra immagini e costruzione della memoria. Innanzitutto, così, osservazione generale, è chiaro che in questa postfazione ritroviamo, e da lì il mio grazie a avermi voluto con voi, tutta il rigore e la passione della ricerca di Barbara e Miniemi. Io ai lettori consiglio innanzitutto di partire dalle note perché sono dei piccoli saggi che ci portano a zigzagare nel tema centrale e a riempirlo di ore passate a cercare una fotografia e di quella voglia di andare a scovarla là dove, insomma, fino in fondo, fino a dove si nasconde. Tanto che io questa postfazione mi sembra di leggerla come quelle passerelle, quelle strutture che in dei siti archeologici ci portano vicino ai reperti. Perché in fondo questa prefazione ci porta a pensare a questo libro veramente come un sito di archeologia visuale in cui il reperto che sono le fotografie e la narrazione di Heidegger, scusatemi, di Heidegger, l'avrò detto 50 volte per non sbagliare puntualmente, scusatemi, di Heidegger, è un reperto che si illumina attraverso una costellazione di altri reperti che vengono studiati con
con la stessa attenzione e che in qualche modo riverberano la loro voce sulle foto e la narrazione di Heidegger. In fondo gli autori ce lo dicono, i curatori ce lo dicono dall'inizio, l'approccio che hanno rispetto alle fotografie e alle fotografie di Heidegger è quello, è quello che aveva Ando Gigi Gilardi, pensare alle fotografie come anche loro sopravvissute a quello sterminio iconoclastico seguito alla guerra. E per pensare alle fotografie come a delle sopravvissute, Miniemi e Di Barbora ci aiutano, ci danno gli strumenti per coglierne lo spessore storico. E quali strumenti ci offrono? Innanzitutto una chiara tipologia delle fotografie definite in maniera larga dello sterminio e della persecuzione dello sterminio. Una tipologia che è fatta anche di una periodizzazione, due tipi di immagini, quelle ufficiali scattate dai nazisti e quelle non ufficiali scattate appunto in maniera non ufficiale. E poi tre fasi. La prima fase è quella che arriva fino quella prima della soluzione finale, che arriva fino al 1941, poi quella della gestione della soluzione finale e poi quella del dopo soluzione finale. In questa tipologia cioè, le fotografie di Heidegger e la sua narrazione si posizionano come appunto fotografie non ufficiali, le abbiamo capite la preziosità di queste foto e del loro salvataggio, e nello stesso tempo si vanno a porre là dove sono i ricordi, in qualche modo le fotografie strappate alla realtà, strappate alla quotidianità e conservate dentro, così nascoste come c'è appena raccontato la signora Mara, e con una particolarità. Queste fotografie del ghetto di Varsavia sono una delle tre raccolte contemporanee di questa tipologia di fotografie, insieme a quelle di George e di Jost. E qui se in questa parte del testo Miniemi e Di Barbora ci fanno entrare nel momento della produzione delle immagini, è chiaro perché per affrontare queste immagini sopravvissute c'è bisogno di creare loro un contesto che ce le porti a considerare all'interno della loro diffusione e sviluppo. E allora qui la prefazione diventa un ammirevole esercizio di sensibilità visiva, storica, letteraria, di fronte a cui io sono, insomma, non so come dire, l'avete capito, ammirata in qualche modo, e non so se riesco a darvi tutta la complessità di questa parte del testo, ma provo a raccontarvela così. Collocare all'interno della costruzione di un immaginario dello sterminio le fotografie di Heidegger spinge Miniemi e Di Barbora a provare a creare, a ricostruire la storia delle tappe attraverso cui le fotografie dello sterminio si sono imposte. Potremmo dire che in qualche modo per un lungo tratto del loro discorso ci sembra che ci portino lontani. Ma questa ricostruzione minuziosa è funzionale per mettere in evidenza l'importanza delle fotografie presentate nel libro. Perché in qualche modo, innanzitutto, Di Barbora e Miniemi ci insegnano a pensare che la costruzione dell'immagine dei campi, dello sterminio e della persecuzione fa sì che qualcosa vada in ombra, qualcosa non si veda. La ricostruzione minuziosa di come le fotografie contribuiscono a costruire l'immaginario dei campi ci mostra come le fotografie che qui presentiamo sono quello che
che è rimasto in ombra per troppo tanto lungo tempo e ancora forse in ombra. Questo libro rompe una, e cito, una barriera di invisibilità, ce l'ha detto prima Mara, in qualche modo nella costruzione dell'immaginario dei campi, le fotografie del ghetto di Varsavia restano nell'ombra. E le prime a essere pubblicate sono pubblicate 40 anni dopo, le fotografie che vediamo noi, e nel no tranne alcune eccezioni più insomma, per un uso giudiziario, ma e nel nostro paese ancora di più. Questi 40 anni si rompono solo dopo la pubblicazione di questo libro nel 2000. Dall'altra parte, attraverso questa ricostruzione, Mignemi e Di Barbara ci danno gli strumenti per entrare nella costruzione della memoria collettiva italiana della persecuzione, dello sterminio, della deportazione, e in particolare del nostro paese. Dopo aver così riflettuto su come le immagini si diffondono nel mondo anglosassone e nel mondo americano, vanno più in precisa, più in profondità sul nostro paese. E lì parlo di una riflessione importante sul rapporto tra fotografia e costruzione della memoria collettiva della deportazione, perché non analizzano solo l'uso della fotografia sui giornali, sulle riviste, ma entrando anche in alcune prime testimonianze dei campi. Sono fotografie che appaiono sui giornali e quindi in qualche modo viene seguito come le immagini arrivano nei nostri giornali nel maggio del 1945, come si diffondono e il loro uso dentro in questi giornali, giornali che non sono solo giornali, ma anche riviste. In particolare, segnalo le pagine dedicate alla rivista Ribelle, rivista delle formazioni del Bresciano. Dall'altra parte andiamo invece ad analizzare come le fotografie entrano nella pubblicazione delle primissime testimonianze che in Italia vengono pubblicate dai campi. E su questo volevo fermarmi un momento, perché credo che l'analisi dei primi libri pubblicati nel 1945 è un'analisi nello stesso tempo visiva e letteraria, con una fortissima sensibilità che tiene insieme le due. Per accennare solo, sono andata un po' a riprendermeli, a ricercarli qui in biblioteca con questi primi libri, innanzitutto I campi della morte in Germania di Alberto Cacavalieri e poi quello di Bruno Vasari, Mauthausen, Bivacco della morte. Qui troviamo le pubblicazioni di queste prime testimonianze corredate da alcune fotografie, tante, se pensiamo che sono libri del 1945, in cui in questi primi due libri l'immagine diventa funzionale alla narrazione, diventa elemento narrativo, come se gli autori si andassero a fidarsi alle fotografie, ci dicono Mignemi e Di Barbara con un'espressione che mi è piaciuta moltissimo, per cercare di fare una narrazione intorno a queste parole nuove che devono dire un'esperienza non così facilmente comunicabile. Poi anche qui un altro libro. Dopo questo primo uso quasi narrativo, dal carcere di San Vittore ai laghi tedeschi di Gaetano De Martino, l'uso della fotografia che comincia a diventare più di corredo, più per sottolineare la drammaticità, l'orrore di un'esperienza di tanti. E su questo, su questa attenzione a come l'immagine fotografica interagisce col testo, interagisce, qui non siamo andati ad approfondirlo
nel dettaglio con sui giornali e nei giornali dell'immediato dopoguerra, io credo che Miniemi e Di Barbola ci portano a considerare la ricchezza di quell'immediato primo dopoguerra, in cui in Italia, forse anche per la presenza almeno dell'amministrazione alleata e quindi la presenza di un forte serbatoio di immagini in questo primo immediato dopoguerra degli anni 45, ci sia un uso importante dell'immagine, un po' sperimentale, come se si tenti di trovare attraverso l'immagine la costruzione, di una narrazione, dell'esperienza della persecuzione e della deportazione. Se vogliamo, un'effervescenza di studio di possibilità di interazione tra testo e immagine che presto si blocca. Proprio forse gli autori così portano a ipotizzare per l'abbandono del nostro paese da parte dell'amministrazione alleata e quindi anche il rinvio al di là dell'oceano dei sedimenti delle fotografie. E questa ricchezza che si spegne immediatamente nell'immediato dopoguerra ritorna immediatissimo, perché stiamo parlando del 45, ritorna negli anni 50 e qui soltanto a metà degli anni 50, ci dicono gli autori, provando a porci una domanda che penso attraversi tutto il testo. La domanda è qual è la molla che porta alla diffusione importante, massiccia che assistiamo negli anni 50 delle fotografie sopravvissute dalla persecuzione dallo sterminio, se è caduta la loro attualità, se non sono più delle immagini che raccontano qualcosa di accaduto, se è vero che la loro diffusione all'inizio, immediatamente dopo la guerra, soprattutto ad opera degli alleati anglosassoni e americani, era funzionale a rendere qualcosa che non si era voluto vedere evento, a distanza di quasi 10 anni, cosa porta a riproporre queste immagini in maniera che diventino momento di confronto con la collettività. Gli autori ricordano non solo la pubblicazione della rivista di Adriano Olivetti, Comunità, con la lunga sintesi di Reitlinger e la pubblicazione delle prime fotografie nel 1953, ma soprattutto la pubblicazione Il Lavoro, scusatemi, la pubblicazione nel settimanale Lavoro nel 1955 di un'inchiesta che dal titolo Per non dimenticare, che è un momento di deflagrazione, di attenzione collettiva molto forte sulle immagini che diventano momento di presa di coscienza della collettività a tanti livelli. Nel settimanale, questa inchiesta del settimanale Lavoro verrà pubblicata anche autonomamente e diffusa in maniera massiccia. E soprattutto la reazione della collettività e la voglia di scrivere, di reagire, e la domanda che appunto gli autori si pongono è: cos'è questa molla che ci riporta a ripubblicare quelle immagini, a riguardarle dopo tanto tempo e fuori dal loro essere delle immagini attuali? Dalla ricchezza di quell'immediato dopoguerra, da quel silenzio, da quell'effervescenza della metà degli anni 50, arriviamo alla forse povertà del
del presente. Qualcosa è andato storto, è l'ultimo paragrafo di questa postfazione, e ci pone proprio l'interrogativo se di fronte all'estetica che ormai sembra essere così un po' sclerotizzata, legata all'immagine della deportazione, a quello che usiamo per pensare anche tutti i nostri 27 gennaio, quanto un'archeologia visiva come quella praticata in questo libro può aiutare a far sì che quella memoria rimanga viva e capace di guardare anche i suoi buchi neri, anche quello che non si guarda e che resta nell'ombra, proprio come questo libro ci propone, come queste fotografie che in qualche modo servono da stimolo proprio perché nell'ombra a attraversare tutta la costruzione di quello che invece è diventato il nostro immaginario della persecuzione, dello sterminio e della deportazione. Aspetto il microfono. Grazie Elisabetta per questo tuo ampio ragionare attorno al denso saggio che chiude il volume. E sappiamo che sta per arrivare Domenico Giallà, ma io ne approfitterei per fare una domanda ancora alla signora Kraus, riconducendola in quelle zone d'ombra di cui chiudevi il tuo discorso, cioè riconducendola al lavoro di Heidegger. Nel testo, nel racconto che Heidegger fa del suo ingresso nel ghetto, nella scoperta per lui di questa realtà chiusa che era il ghetto, una delle parti che mi sembra più interessanti è il racconto ripensato 40 anni dopo, ma in qualche modo dire, racconto che soggettivamente gli rimane fortemente legato alla sua persona, del suo rapporto con quello che vede, del come veniva percepito il fatto che comunque lui entrava nel ghetto con la divisa del militare tedesco e nello stesso tempo la sensibilità con cui si cerca di interagire con le persone che ritrae in queste foto. Ecco, magari su questo la signora Kraus può darci qualche ulteriore elemento di riflessione e anche di racconto, insomma. Deve attaccare il microfono, forse. Deve ripristinare il microfono. Ecco, forse. Va bene? Sì, adesso sì, perfetto, mi scusi. Dunque, lui raccontava che quando è entrato naturalmente nel ghetto con la sua uniforme tedesca, da soldato tedesco, c'era gente che era molto spaventata, c'era tanta gente che levava, gli uomini levavano i loro capelli, dovevano levare i capelli davanti a ogni tedesco, e allora lui fotografava questa gente dicendo mettiti su il cappello, col cappello, e altrimenti c'erano due poliziotti tedeschi, lo seguivano, non tedeschi, pardon, dei ebrei, perché nel ghetto c'erano anche i poliziotti ebrei che facevano l'ordine lì, eccetera, messi dai tedeschi naturalmente. Questi erano dei veri poliziotti polacchi, ebrei, che adesso lavoravano nel ghetto. Allora, questi poliziotti lo seguivano, al che lui ha detto, ma perché mi seguite? Non seguitemi, io non ho paura, non ho paura che mi ammazzino o qualcosa. Al che loro gli hanno detto, ma noi vi seguiamo perché siamo responsabili della sua vita,
perché in caso che succedesse che qualcuno l'avesse attaccato, si sapeva cosa facevano poi i tedeschi quando gente ammazzavano. Questo era anche quel suo relazionamento con... E poi lui realmente è andato nel ghetto, è capitato nel ghetto. Lui non sapeva del ghetto al principio quando era mandato a Varsovia, ma lui aveva vissuto prima della guerra 2 anni in Polonia, perché i suoi genitori avevano una firma cinematografica dove facevano vedere il Papa, quello che era cioè la vita del Papa, la vita del Vaticano, eccetera. E con questo film loro viaggiavano attraverso la Polonia e il figlio Joe andava faceva vedere nei vari cinema delle parrocchie in Polonia. Allora, così lui un poco di polacco anche aveva appreso a capire, e mentre era a Varsovia prima della guerra, è andato così a divertirsi e ha trovato una ragazza con la quale lui ha ballato il tango. Perché il tango era diventato l'inno nazionale polacco, era un tango, la comparsita. Quando suonavano la comparsita, questo era come se fosse l'inno, perché loro non avevano diritto di suonare i suoi inni polacchi. Bene. E allora questa ragazza che si chiamava Margit, non so come, voleva trovarla quando era a Varsovia e è andato nell'anagrafe e ha trovato che abitava nel ghetto. È per quello che lui è entrato nel ghetto, per trovarla, e veramente l'ha trovata. È entrato in quella casa dove lei abitava con tanta altra gente ha persino fatto le foto di loro due, sperando che poteva fare dei documenti falsi per loro per farli uscire, che naturalmente non è riuscito, ma le foto esistono ancora, sono alla biblioteca. Grazie, mi sembra straordinariamente interessante questo intreccio di biografia e di testimonianza. A questo punto, visto che Domenico Giallà ha avuto un contrattempo, ma contiamo che arrivi, lascerei la parola Ci ad sono. Adolfo. Ah, è arrivato. Sono arrivato in questo istante. Perfetto. Allora, se Adolfo aveva alzato la mano, ma darei la parola a questo No, punto no, con completezza a Domenico vado Giallà. Adolfo. Prego. Io? Non ha il microfono attaccato, Miniemi. Ah, adesso lo attacco, sì. No. No, lei sì, ma Miniemi no, che No, parla, no, ma... no, adesso ero io che l'avevo spento. E volevo semplicemente dare una piccola integrazione alle cose che raccontava Mara. Cioè, tra l'altro, fare riferimento al fatto che la vicenda di Joe Heidecker, sua personale, cioè nell'arco della guerra, è diventata poi un libro che è stato pubblicato 2 anni dopo la pubblicazione in Italia del ghetto di Varsavia. E il libro è intitolato La mia guerra, in cui c'è la memoria appunto di Heidegger nella sua vicenda così. Quest'opera, tra l'altro, è uscita proprio grazie anche allo sforzo grosso di Mara perché questa cosa uscisse. Nel volume sono state recuperate alcune immagini e ci sono le immagini appunto del gruppo, della famiglia di Margutta Olsiaska, che è appunto questa ragazza che era stata e che vi posso, cioè così, ecco,
mostrare, cioè nel senso, tanto questa memoria è estremamente interessante perché dilata molto, cioè, il vissuto di Heidegger negli anni della guerra e anche nella sua presenza queste sue incursioni all'interno del ghetto di Varsavia. Era semplicemente una piccola integrazione in questo senso. Grazie. Allora diamo la parola al professor Giallà. Buonasera e scusate il ritardo dovuto alla mia insipienza. La riflessione che mi è venuta da fare riguardando l'immagine del libro è la sottovalutazione che di solito gli storici hanno rispetto alle fonti iconografiche. Ora, per chi ha percorso più il cammino della memoria e della soggettività che non dell'analisi storiografica su dati quantitativi o qualitativi, la fonte iconografica è una fonte altrettanto significativa, come non sono il primo a ricordare, come ci ha insegnato Carlo Ginzburg ad esempio, ma è uno tra i tanti lavori. C'è un testo di Heuzinga sul Museo di Storia che molto si basa su questo, sul ruolo delle immagini come fonte. Dall'altra parte si tratta di un tipo di fonti che consentono di comunicare la storia in maniera altrettanto forte di quanto sollecitano lo sguardo dello storico. Parlano in qualche modo al non storico, ovviamente se vengono trattate anche comunicativamente non come illustrazioni, ma come documenti. Nel caso delle immagini del ghetto di Varsavia c'è anche da dire che sono state scattate e fatte per essere monumenti, cioè per restare come documento di una situazione, immagine di una realtà che altrimenti non avrebbe lasciato traccia visiva. La forza che in particolare vedo nelle immagini è quella della ricostruzione di paesaggi umani innanzitutto, ma anche ambientali, che ci permettono di non rarefare l'esperienza storica, di darle corpo, di darle immagine, di mostrare la distanza anche che c'è tra noi e loro. E questo a me sembra che sia un pregio di questo tipo di fonti, che non hanno allo stesso modo i documenti scritti, che non hanno altri tipi di fonte che vanno trattati, restano materiali per l'interpretazione e non fonti così evidentemente utili a comunicare il senso delle cose. Ecco, questa è la principale riflessione, magari molto scontata, ma che ho fatto e che però indirizza in un ambito di quella che adesso si chiama public history, ma che è dell'uso pubblico della storia sostanzialmente, a una indirezione di un utilizzo mirato, attento, misurato anche dei documenti iconografici, mostrandone non soltanto la potenza immediata di comunicazione,
ma filtrando il discorso con un tipo di lettura visuale che in un museo poi diventa il dispositivo attraverso cui si presentano le immagini. Ho in mente in particolare una parete del Museo Ebraico di New York in cui un'immagine gigantografata, tutta parete, di una adunata nazista fa da cornice a un monitor di dimensioni normali che presenta la visita di Hitler a un paesino austriaco o tedesco di montagna. E allora lì lo stacco tra la fissità dell'immagine di cornice e il movimento di questa immagine, le facce delle persone, l'adesione entusiastica delle persone, il senso di, come dire, di identità col Führer, sono in grado di non soltanto fornirci un elemento di analisi, ma di comunicarle immediatamente, certo, attraverso l'artificio di un dispositivo che mette in relazione le due immagini, le fa colloquiare e che non ha più bisogno quasi di parole per essere commentato. Posso fermarmi qui? No, Bigatti, non la si sente. Il microfono, Giorgio. Non lo spengo io, mi viene spento dall'organizzatore, grazie. Allora, volevo dire, la ringrazio del suo intervento. Penso che nelle parole di Monica, di Barbara e Adolfo Miniemi, poi magari anche delle domande che andremo a vedere raccogliendo, ci sarà modo di tornare sugli spunti che ci ha dato lei, come precedentemente ci hanno dato Elisabetta e la signora Kraus. A questo punto lascerei però a Monica e ad Adolfo di guidare la seconda parte del nostro incontro, insomma. Va bene, inizio in ordine alfabetico. Va bene. E intanto grazie della testimonianza di Mara Gini Kraus, che finalmente vedo di persona, anche se a distanza, e grazie a Elisabetta e a Daniele Giallà per le letture del libro. Avete sollevato tantissime questioni, naturalmente io farò solo qualche piccola riflessione prendendo spunto da quello che avete detto. Intanto parto volentieri dalle fotografie di Heidegger, ovviamente, che sono il cuore di questo volume, perché voglio raccontare qualcosa sulla mia esperienza rispetto a queste fotografie, nel senso che per me la relazione con queste immagini è particolare, anche perché sono stati i primi documenti fotografici con i quali mi sono confrontata con lo sguardo della ricercatrice, della studiosa di storia e non semplicemente così della curiosa, e le ho riguardate a distanza di 20 anni. E è stata, devo dire, da questo punto di vista un'esperienza estremamente interessante, perché mi ha insegnato molto in pratica di quello che scrivo in teoria, cioè di come sia il nostro sguardo sulle immagini a dare un significato a quello che guardiamo. E quello che abbiamo fatto, che ho fatto io, ma che credo in questo senso di poter parlare anche per Adolfo, è cercare di fornire a chi guarda quelle immagini degli strumenti per contestualizzarle e per comprenderle in tutta la ricchezza che hanno. Credo che questo sia stato, come dire, l'obiettivo primario di questo lavoro. E questo credo che sia anche, come dire, oltre in generale a quello che deve fare uno storico, una storica che decide di utilizzare le immagini come fonti, sia anche un modo per accogliere in qualche modo
il testimone che hanno passato queste persone che, come Heidegger, hanno rischiato anche in proprio per produrre questa documentazione. Io credo che la forma più grande di rispetto che possiamo dare a queste immagini sia di considerarle nella loro valenza documentale e quindi fare quel lavoro, e qui vengo anche a quello che diceva Elisabetta, di scavo, di ricerca, che è un lavoro anche molto faticoso, in alcuni casi anche molto frustrante, quando diventa difficile seguire delle tracce che si aprono e a un certo punto talvolta si interrompono. È un lavoro che è complesso e mi chiedo se non sia questa poi la fatica che c'è dietro a questo lavoro, unita alla passione, quello che fa sì che non ci sia una così vasta produzione poi di lavori storiografici che utilizzano la fonte fotografica come fonte primaria. E qui vengo anche a quello che diceva Giallà, che gli storici continuano a sottovalutare l'importanza, la ricchezza e la potenza di queste fonti. E, un'altra cosa che volevo dire, sempre partendo da queste immagini, è come le fotografie del ghetto, secondo me, aiutino a rendere più articolata, più complessa la rappresentazione che abbiamo delle discriminazioni della Shoah, nel senso che come scriviamo nel saggio e come racconta anche Valentina Pisanti in uno dei suoi recenti saggi su queste questioni, si è creata una memoria per immagini un po' cristallizzata di queste vicende che credo vada un po' come dire disarticolata per renderla più parlante ancora al giorno d'oggi. Ecco, io credo che le fotografie del ghetto ci aiutino a capire, a dare complessità, a ridare complessità a questa vicenda, a vedere l'intreccio di più relazioni. Heidegger racconta nel testo che accompagna le immagini, che è un testo che dialoga magnificamente, credo, con le immagini. Nessuno dei due è più forte dell'altro, ma insieme veramente ci danno una lettura straordinaria di quegli eventi. Dicevo, racconta la sensazione di entrare nel ghetto, e come ci ha ricordato Mara Kraus, uno spazio in cui lui aveva vissuto da civile, senza l'uniforme, e rientrarci in questa doppia versione di persona che va alla ricerca di una parte del proprio passato, ma che nel frattempo è diventata qualcun altro per quell'uniforme che indossa. E lui parla di questo uniforme come di avere addosso del piombo, cioè sente questo uniforme come un peso proprio che lo schiaccia, e che per quanto lui cerchi in ogni modo di superare, lo inchioda in una posizione che rende complessa la sua relazione con gli abitanti del ghetto. E ricordava prima Mara che tutti si toglievano il berretto davanti a lui, e per lui era una fatica entrare in una relazione più umana con queste persone, nonostante ovviamente quella fosse la sua intenzione. Quindi secondo me è un elemento che ci spiega bene la complessità dei rapporti che si creano e che rendono possibili poi una serie di meccanismi che a distanza sembrano quasi inspiegabili. Io per adesso mi fermerei qui, perché mi piacerebbe, se ci sono anche delle domande dopo che avrà parlato anche Adolfo, dare un po' di spazio alle domande. Come potete immaginare, in 20 anni dalla prima edizione di questo libro, poi averlo ripreso in mano, potrei parlare ancora piuttosto a lungo, ma lascerei volentieri la parola a qualcun altro. Adolfo, va a te, però devi attaccare il microfono, purtroppo cadiamo tutti in questo... Recuperandolo. Il gruppo del microfono. In queste cose.
No, io voglio un po', mi sto muovendo molto sugli innumerevoli, interessantissimi, confesso anche gratificanti, sottolineature che sono state fatte dalle persone che sono intervenute fino ad ora rispetto ai problemi, non tanto al lavoro, cioè quanto ai problemi che Monica ed io ci siamo un po', abbiamo cercato di porre attraverso l'elaborazione di questa, cioè di questa postfazione. Ecco, e vorrei sottolineare, cioè, proprio un po' anche questo fatto, cioè la prima edizione italiana del Ghetto di Varsavia venne fatta nel 2000, cioè pubblicata da Giuntina. La postfazione aveva limitato, cioè, ad allora, la situazione di allora, cioè dico anche di riflessione intorno al problema delle immagini relative non solo alle vicende del ghetto di Varsavia, ma anche della Shoah. E riprendendoli in mano a 20 anni di distanza, dopo che era emersa questa offerta, cioè dico io, da parte di un altro editore, Meltemi, di riprendere quel volume e di ripubblicarlo, cioè io devo ringraziare, vedo che è presente anche Maurizio Guerri, che è stato un po' che è il responsabile della collana in cui è uscito il volume e che ha caldeggiato molto questa pubblicazione. Direi c'è stato un po' un impegno da parte nostra a dire vediamo di aggiungere qualche cosa, di integrare quella riflessione, e l'abbiamo fatto concentrando l'attenzione un po' su tutte le, non solo su quanto era stato pubblicato in questi 20 anni, cioè, così abbiamo continuato a riflettere, abbiamo ampliato la riflessione sull'immagine si costruisce a partire dagli eventi in Italia, cioè quindi a partire dal 44-45 di conoscenza attraverso le immagini di che cosa era accaduto nei campi di concentramento. Dico dal 44 perché ecco, una delle cose che è emersa nel frattempo anche in questi 20 anni è stata un po' la scoperta che ad esempio parecchie immagini che riguardano la vicenda del campo di concentramento in realtà erano state già pubblicate in Italia, a Roma, nel dicembre del 44 da una rivista, La Settimana, che aveva pubblicato un servizio dedicato ai primi campi che i sovietici avevano incontrato nell'occupazione dei territori. E questa rivista italiana aveva incominciato a pubblicare queste immagini, cioè i barattoli dello Ziclon B, cioè le immagini degli oggetti appartenuti agli internati, un po' tutti quegli elementi che dal punto di vista anche visivo fanno parte un po' dell'apparato iconografico tradizionale, cioè molto, cioè di immediato richiamo che abbiamo sulla vicenda della Shoah. E devo dire, ecco, interessante questa cosa, oltre al fatto anche che magari alcune immagini, cioè ricordava prima Elisabetta Ruffini, ad esempio il giornale Partigiano che pubblica un paio di fotografie, cioè che si collegano a una vicenda di internamento, ma che erano state pubblicate senza averne in realtà degli elementi di conoscenza, perché vengono rappresentate come dei corpi di soldati sovietici che erano stati uccisi, dei mucchi di cadaveri che erano stati accumulati, ma senza avere ancora la dimensione della incredibile, mostruosa, cioè di che cosa era accaduto, cioè stava ancora accadendo in Germania in queste cose. Ecco, la cosa importante poi è la riflessione, l'abbiamo continuata proprio cercando di riflettere su come queste immagini abbiano avuto un impatto e abbiano ancora oggi un impatto su di noi. E mi concentro sul discorso del Ghetto di Varsavia, cioè che è un tema, cioè dico, anche dal punto di vista iconografico, molto molto forte nella costruzione di un'immagine, cioè di un immaginario visivo del campo della vicenda della Shoah.
Una delle immagini più forti che noi conosciamo è esattamente un'immagine che si riferisce alle vicende del ghetto di Varsavia. È il bambino con le mani alzate. Cioè, questa è una degli stereotipi visivi, possiamo anche chiamarlo per tale, che è quello che ci viene restituita. Quella è un'immagine che proviene da un documento ufficiale, è un allegato fotografico ad un rapporto del responsabile della liquidazione del ghetto di Varsavia, cioè, e quindi è così un'immagine prodotta dagli stessi tedeschi per documentare ai comandi superiori, cioè a Hitler e ai vertici delle SS, come si stava procedendo alla soluzione della vicenda del ghetto. Ecco, quell'immagine comunque è un'immagine sicuramente di grandissimo impatto emotivo. Fate conto che se qualcuno ci riflette, lo si accenna un po' anche nel testo, cioè, ma non si poteva approfondire ovviamente tutto. Cioè, in realtà l'immagine originale è un'immagine più ampia, cioè c'è questo bambino che ha alle proprie spalle delle altre persone, delle persone che avanzano, che sono state, tra l'altro si vede, questa immagine ci restituisce il fatto che quella è un'immagine posata, cioè il fotografo ha fermato tutti, dice adesso devo scattare, il fotografo che era un fotografo tedesco, dice fermi tutti che devo scattare questa immagine, che era quella che poi servì a Strupp per essere allegata al rapporto. Ecco, adesso quell'immagine è stata più volte viene riproposta isolando la figura del bambino con le mani alzate, ma facendo un'operazione di manipolazione molto forte dell'immagine fotografica. Io vorrei richiamare questo particolare, perché mi sembra fondamentale, cioè quando ragioniamo sulle immagini dobbiamo anche ragionare su come le immagini sono state trattate, su come le immagini vengono usate, su come noi, cioè, ci rapportiamo alle cose. Ecco, se vogliamo, è un'immagine che per certi versi, dico di sicuro, dal punto di vista emotivo, restituisce dà un colpo allo stomaco a chiunque guardi quell'immagine, ma in realtà è un gesto plateale, cioè, perché in effetti del dramma, cioè del tenta di fare sintesi, diciamo, del dramma complessivo della vicenda del ghetto. Le immagini di Heidegger invece da questo punto di vista non sono così forti, così violente come possono essere cioè queste immagini mi sembra, cioè almeno di leggere in questi termini la cosa. E questo mi sembra anche l'importanza che ha questa raccolta iconografica di Heidegger sul ghetto di Varsavia, perché questo ci riporta all'interno di una serie di dinamiche estremamente complesse, estremamente problematiche, che sono la vera sostanza, cioè che sono l'elemento fondamentale che deve riuscire a farci riflettere quando guardiamo questo tipo di fotografie. Cioè, ormai di queste immagini brutali, cioè da queste immagini brutali siamo assediati, sono immagini prodotte in qualsiasi situazione, cioè si va al di là della vicenda della Shoah, si va su tutte le immagini della violenza, delle guerre, cioè ormai siamo così, ma al punto anche di creare delle forme di indifferenza, cioè nel senso che si è talmente abituati a questo tipo di restituzione violenta che praticamente non proviamo quasi più emozioni. Ecco, io credo che quindi il rilanciare, cioè la riflessione intorno all'immagine, alla possibilità di come utilizzare le immagini, cioè per una riflessione, anche per una riflessione storiografica, sia estremamente importante. E credo che, aggiungo ultima cosa e concludo, cioè mi rilascio un po' alle cose che richiamava con vigore Daniele, cioè Jarlat, cioè questo difficile rapporto che gli storici hanno in realtà con le fotografie, cioè è un rapporto che è decisamente, non riesce ad essere mai problematico, cioè sembra quasi che lo storico non riesca a
rapportarci alle immagini e non riesca a trovare la forza per interrogarle, cioè per analizzarle, per entrare all'interno di queste cose. Faccio un esempio banale e concludo. L'opera monumentale più grossa recente sulla questione della storia della Shoah sono i volumoni pubblicati qualche anno fa sulla storia della Shoah, che hanno dei grossi apparati, anche dei grossi apparati fotografici al loro interno, dei dossier fotografici. Ecco, io noto, se voi aprite questi volumi, notiamo una cosa che è sinceramente stucchevole, cioè, che però ci deve fare riflettere. Se guardate le persone che hanno condotto una riflessione intorno a quelle immagini, chi sono? Non sono degli storici. La maggior parte di quei dossier fotografici sono firmati da Contrasto. Contrasto è un'agenzia che vende fotografie. Ecco, questo drammaticamente è il rapporto che ci troviamo di fronte, cioè il rapporto quasi più generalizzato, cioè del comportamento quasi più generalizzato degli storici in rapporto alla documentazione fotografica. Ecco, abbiamo necessità di riflettere molto su questo tipo di problemi. Grazie Adolfo del tuo intervento. A questo punto credo, come d'accordo con Monica Di Barbara, proviamo a raccogliere qualche domanda, qualche suggestione, qualche curiosità, qualche richiesta di chiarimento ulteriore da parte di chi ci ascolta, e sono numerosi, soprattutto insegnanti. Se domande... Chiedono giustamente di vedere qualche immagine, allora magari questo... mentre le persone ragionano io provo a condividere il mio schermo e poi vedo che Maurizio ha anche alzato la mano. Questo delle immagini. Intanto se posso parlare, dovrei avere acceso il microfono. Intanto grazie per la ricchezza del dibattito, della presentazione e anche mi piace ringraziare pubblicamente Monica e Adolfo per aver accolto l'invito da parte della nostra collana a ripubblicare questo volume che, come credo sia emerso dal dibattito, è un volume particolarmente prezioso per una serie di immagini. Io appunto volevo tornare su un tema che a me sta molto a cuore, cioè quello che bene o male tutti hanno toccato nel corso del loro intervento, cioè sul ruolo delle immagini e anche della, per così dire, della iconizzazione, del processo di iconizzazione, di cristallizzazione. Se non ricordo male diceva Monica che soprattutto in riferimento a un evento come la Shoah ha sostanzialmente, per così dire, paralizzato l'intelligenza storica, l'intelligenza politica, e forse proprio da qui bisogna ripartire per cercare di mettere in movimento una giornata che per lo più appunto tende a essere, forse anche proprio per il ruolo che le immagini hanno continuano a svolgere, come ricordava Adolfo nel suo intervento, tende a essere così sacralizzata da una parte e allo stesso tempo banalizzata dall'altro. Forse sono due lati della stessa medaglia. Allora appunto adesso stanno scorrendo le immagini, il fatto di un libro come questo forse che mette insieme la testimonianza orale, la testimonianza visiva, fotografica di Heidegger e che quindi ci riportano alla scelta etico-politica di Heidegger di appunto portare testimonianza di quello che stava accadendo, mettendo a rischio la propria vita, mettendo a rischio tutto quello che
diciamo era la sua esistenza, e quindi appunto io credo che sarebbe bello forse che questa è un po' la mia domanda, cercare di ragionare come probabilmente l'iconizzazione sul ruolo che le icone fotografiche legate alla Shoah hanno avuto nella per così dire nella ritualizzazione banalizzante della Shoah stessa. Ecco, sarebbe interessante probabilmente ragionare su questi aspetti. Grazie. Grazie a te Maurizio, mentre parlavi, come hai detto, scorrono una selezione delle immagini che credo che a questo punto fosse necessario vedere, perché sennò si sente parlare delle immagini di fotografie senza vederle, alla fine rimane. Ecco, c'è una domanda. È un commento a quello che dicevi, nel senso che uno, come dire, esprime l'apprezzamento e spera che si vada nella direzione auspicata dall'ultimo intervento. Io, se posso, volevo aggiungere un piccolo commento a quanto diceva Maurizio, con cui sono molto d'accordo. E l'idea proprio di ragionare, come accennavo prima, sulla complessità degli eventi, secondo me, e sul ruolo che le immagini hanno, in questo caso le immagini di Heidegger, appunto, che state vedendo, sono immagini che sono molto distanti dall'iconografia che credo a chiunque di noi viene in mente immediatamente pensando a questi eventi. Ecco, anche ragionare attraverso una maggiore complessità dell'enciclopedia visiva di questi eventi credo che aiuti ad andare un po' oltre quell'immagine come dire, male assoluto che quasi ritiriamo fuori una volta all'anno e risolve in qualche modo la questione, e con degli esiti che io purtroppo immagino che abbiate sentito tutti di quello che è successo in questi giorni con quelle due ragazzine, per esempio, che hanno aggredito un compagno insultandolo come ebreo e così via. Ecco, allora forse la fatica di lavorare sulle immagini, su immagini che sono anche più complesse, che hanno un impatto emotivo alcune volte meno forte di altre a cui siamo abituati, dovrebbe proprio aiutarci anche nelle classi, per esempio, visto che ci sono molti insegnanti qui, a ragionare in un modo diverso su questi eventi, a rendere un po' più complessa la relazione con le immagini e attraverso le immagini con questi eventi. E qui volevo, scusate, dire ancora un'altra cosa, poi cerco di stare zitta, perché questa immagine con i palloncini, per esempio, è una delle immagini di cui Heidegger parla e racconta una cosa interessantissima, perché dice: se mi aveste chiesto a distanza di anni se nel ghetto c'era un venditore di palloncini, vi avrei detto che siete dei pazzi, che non, assolutamente no, non esiste. E quindi questa fotografia ha mantenuto in qualche modo qualcosa che lui stesso aveva rimosso dalla sua memoria, e questo è molto interessante sia sul come dire, il modo in cui lui probabilmente ha fotografato all'interno del ghetto. Io credo che questo ci aiuti anche a dire qualche cosa sul suo stato d'animo mentre scattava queste fotografie, e dall'altra parte ci aiuta anche a ragionare sulle fotografie, su come qualche volta o forse spesso sfuggano anche ai propri produttori, e quindi a maggior ragione quanto diventa poi interessante ma anche complesso lavorare a posteriori su questi documenti. Mentre guardiamo le immagini, posso dire una cosa? Non ho non riesco. Ah, eccola qua. Prego, Elisabetta.
quando ci offrite la vostra topologia per provare ad affrontare le immagini, credo che c'è un'osservazione che mi va in questa direzione e guardando queste immagini penso sia importante. Sottolineate proprio la prospettiva da cui sono prese, perché anche capire le prospettive da cui sono prese diventa un modo per disarticolare poi le immagini che diventano icone e, in qualche, e arricchire lo sguardo che, insomma, dicevamo prima, provare a rendere i simboli poi, se i simboli hanno una storia non sono più simboli ma diventano dei percorsi che la vostra proposizione ci porta a pensare non come lineari, ma piuttosto veramente come costellazioni. Si va da un'immagine all'altra e nello stesso tempo da un'immagine all'altra c'è il filo della costruzione dell'immaginario che viene creato non in maniera lineare, ma anzi con dei richiami da un reperto all'altro. Ecco, volevo soltanto sottolineare anche il modo con cui voi lo fate, perché trovo che sia un modo interessante anche per pensare a come usare queste immagini dentro le scuole, se qui ci sono le persone che ci ascoltano, se sono tanti insegnanti, ma anche come modo per provare a pensare che quelle icone vengono smontate anche invece di trovare le strade diritte, provare a prendere le strade oblique che spesso sono quelle dell'arte. Non è un caso che voi nella vostra postfazione pensate a citate alcuni artisti che hanno provato a rimettere in discussione le immagini passate con le immagini attuali e provando a appunto saltare dal livello iconico invece al livello di legame di queste immagini del passato col presente, ma senza darle come scontate o che sappiano dire tutto, ma invece anzi agitino piuttosto il presente e la sua consapevolezza. Non è una domanda, sì, insomma, forse una domanda, perché mi piacerebbe che ritornaste un po' sul vostro modo di accogliere queste immagini di Heidegger. Se non ci sono domande degli insegnanti, proverei a chiedere alla signora Krause se ha voglia di aggiungere qualche cosa, insomma, magari proprio partendo dalla galleria di immagini che abbiamo visto o qualunque altra cosa, insomma, si senta di... Sì, volevo solo dire che realmente le immagini, cioè le fotografie che noi facciamo nella vita così normale, ci aiutano a ricordarci di quello che è successo, che abbiamo già dimenticato, della nostra propria storia, del nostro passato, se pensiamo a questo nostro passato normale, di vita normale, a un certo momento vediamo una foto che abbiamo fatto e diciamo: ah, Dio mio, ma questo ho completamente dimenticato. E per quello che è proprio vero che la fotografia aiuta il cervello a un certo momento, direi. Grazie. Monica e Adolfo, a voi una conclusione. Sì. O Adolfo e Monica a questo punto, per invertire. Sempre attaccando il microfono, però. Sì, no, lo riattacco. Cioè, io credo che non è che ci siano conclusioni vere e proprie da poter trarre, cioè dico, non sono molto contento, diciamo, di questo incontro, perché così, cioè, mi mette nella condizione di rilanciare ancora sul piano del lavoro rispetto a questi materiali, cioè nel senso del dire è necessario continuare a approfondire, cioè continuare a riflettere su questa documentazione. La documentazione fotografica in effetti ha rispetto a, ma credo che comunque la cosa poi per certi versi potrebbe essere anche accomunante rispetto alle altre tipologie di fonti, cioè dico anche alla narrazione, alle memorie, ai diari, queste cose qui, cioè la capacità di
rilanciare sempre, di riaprire delle problematiche diverse, anche perché guardiamo questi materiali, li rileggiamo in termini nuovi, cioè non ci dobbiamo stancare di interrogarli. Ecco, io credo che sarebbe importante, ecco, appunto, che questo lavoro però venisse fatto molto, cioè in termini molto, molto, molto sistematici, perché ho l'impressione che purtroppo, cioè, rispetto alla documentazione visiva, ci sia un po' questo fatto di utilizzarla con approcci che non sempre sono adeguati, cioè che non sempre cioè consentono di riaprire dei problemi. Cioè, ecco, una cosa che così mi ritorna in mente, cioè dico del lavoro che si è compiuto proprio nell'aggiornamento, ad esempio, della postfazione, cioè, che si è fatta per questa nuova edizione, è stato proprio questo fatto che a un certo punto il lavoro ci cresceva un po' nelle mani, cioè nel senso che c'erano continue scoperte nuove. Cioè, io confesso proprio così, se ripenso al mio atteggiamento 20 anni fa, quando avevamo scritto la prima, avevo fortemente sottovalutato, ad esempio, questo discorso del dire: prendiamo queste memorie che sono state pubblicate ed esaminiamo il loro rapporto con l'immagine, il rapporto degli autori tra la propria memoria e le immagini, cosa che non era mai stata fatta, cioè almeno che non è mai stata fatta sostanzialmente, cioè in termini molto sistematici. Cioè, io prima ho citato quell'esempio del giornale pubblicato a Roma nel dicembre del 44, cioè in realtà, se noi guardiamo le elaborazioni storiografiche fatte sulla memorialistica pubblicata nell'immediato dopoguerra, cioè la datazione dei primi documenti, cioè della prima pubblicistica, in realtà segue il termine della guerra, cioè invece, cioè, ci sono dei materiali che sono materiali che precedono, cioè che così. Allora il problema è di riflettere anche su questa cosa, cioè di questo approccio forse spesso molto, molto superficiale, cioè che si è avuto in ritorno, cioè ho voluto proprio esemplificare con alcune cose anche un po' polemiche, quando vi ricordavo prima il fatto che i dossier fotografici, cioè dico le raccolte di immagini che corredano una storia estremamente articolata come contributi e tutto sulla Shoah, cioè dico venga affidata a chi vende delle immagini, che ovviamente ripropone, cioè ha un approccio alle immagini che è un approccio di tipo commerciale, cioè che punta a delle immagini che siano efficaci dal punto di vista emotivo, cioè per cui è chiaro che all'interno di queste selezioni non troviamo, anche quando si mostrano delle immagini sul ghetto di Varsavia, non si trovano assolutamente delle immagini di Heidegger, ma si trovano le immagini invece del rapporto Stroop, cioè perché queste immagini, cioè, hanno così un apparente impatto emotivo molto, molto, molto forte, cioè suscitano così, sono forse nell'immediato più facili da leggersi, che però nella sostanza però non riescono a darmi tutto uno spessore, cioè che invece, ad esempio, le immagini di Heidegger mi continuano a riproporre, perché queste mi riportano all'interno del ghetto, cioè mi riportano all'interno della vita, cioè di questa cosa, mi ritornano all'interno di un'esperienza, che quelle immagini, definitiva non così. È chiaro che, non so, l'immagine del corpo straziato, queste cose, suscita emotivamente reazioni che sono più forti che non vedere dell'immagine di quotidianità. Però ecco il problema, ecco, cioè lo storico di fronte a queste immagini si pone, dico: signori, cioè qui abbiamo la ricostruzione di
di una vicenda che è durata non un attimo, l'attimo della morte, l'attimo della sofferenza delle persone, ma è stata la vicenda di un percorso, cioè che ha visto queste persone costrette ad essere concentrate in un ghetto, cioè poi sottoposte a tutto un percorso che è estremamente articolato. Ecco, io credo che se queste cose venissero, si fa questo richiamo al lavoro che si fa nelle scuole, cioè, ecco, se si riflettesse sulle immagini, cioè, con questo livello di attenzione, credo che si farebbero forse dei grossi passi in avanti sul piano della conoscenza e sul piano, cioè, proprio anche della sensibilizzazione da parte dei ragazzi. Tra l'altro voglio un po' così anche richiamare, io prima ho accennato al fatto che la memoria, diciamo così, personale della vicenda di Heidegger era stata pubblicata poi in questo materiale suo, edito poi 2 anni dopo, e tra l'altro faccio notare che quel materiale è stato edito per la prima volta in italiano, cioè perché la prima edizione della mia guerra è un'edizione italiana, è un'edizione che ha un sacco di difetti, cioè dico queste cose. E io spero che tra l'altro magari questa edizione venga rifatta, ripresa in mano, rilanciata e così. Ecco, in contemporanea con quel lavoro, cioè, io ho avuto l'occasione di andare a guardare, a sbirciare tra i materiali della guerra di Heidegger, cioè. E quella è un patrimonio incredibile, cioè enorme, anche se la vicenda forse più drammatica sono il nucleo delle foto legate al ghetto di Varsavia. Ma cioè, lì c'è un percorso che va dalle prime operazioni di guerra, cioè in Francia, all'occupazione della Francia, cioè all'occupazione della Polonia, e poi cioè alle vicende della campagna sul fronte orientale, cioè sul fronte russo. E quindi direi che questo è un patrimonio che andrebbe fortemente valorizzato, cioè andrebbe fortemente ripreso. Ecco, non so se queste possono essere considerate conclusioni, cioè sono considerazioni che mi vengono un po' in coda alle cose che ci siamo detti, cioè non... Grazie, no, ma non dobbiamo concludere, non vado per dire... Io volevo dire ancora qualche cosa. Assolutamente, prego. Le fotografie, lui non le ha fatte solo del ghetto, lui è stato anche a Varsavia dopo, nel 1944, quando i tedeschi hanno bombardato e raso a terra tutta la città, e ha fatto le foto di questa città completamente rasata. Allora ci sono anche altre foto, due della guerra, questo volevo solo dire. Sì. Grazie. Ecco, tra l'altro, scusa Giorgio, sottolineare, cioè l'ultima foto che chiude il volume di Heidegger è esattamente una foto di questi scatti che Heidegger fa a distanza di un paio d'anni, quando c'è stata la liquidazione del ghetto di Varsavia e ci si trova di fronte alle macerie di questa città. Cioè, per cui c'è questa interessantissima continuità, cioè che ritroviamo nel libro. Cioè. Non so, Monica di sicuro... No, aspetta che c'è la signora Kraus che ci fa vedere una foto. E credo che sia proprio quella di una delle immagini di Varsavia distrutta. Potete vederla? Sì. E questo è dopo che è stata distrutta Varsavia. Il ghetto. La fine del ghetto. Questo è così, siamo al livello di 1,5-2 metri di edifici, cioè quello che rimane veramente, cioè di una città che è stata proprio liquidata in termini assoluti. Cioè... Ecco, prima di dare la parola a Monica, chiedo se il professor Giallà vuole aggiungere qualcosa. Microfono. Una cosa sola, che sono i dettagli. Cioè il nostro sguardo, quando
osserva un'immagine, prima un'immagine complessiva, e poi comincia a girare l'occhio. È la tecnica che Georges Henri Rivière chiamava del dito puntato, cioè di chi ti affianca e ti mostra un elemento, pensa ai palloncini ad esempio. Ora, io credo che sarebbe molto efficace se fosse possibile avere la possibilità di zoomare sui dettagli, di costruire un percorso che da un'immagine all'altra seguano un aspetto. Pensate alla coppia soldato tedesco guardia polacca nera, che sono sempre presenti. Allora, questo è ad esempio un elemento che ricorre, io non so quanto ed è che fosse avesse volontà di mostrarlo, ma emerge la compresenza di queste due figure, che poi nel suo racconto sono molto sono spiegate molto bene la polizia interna allora questi sono percorsi che visivamente le tecnologie che possediamo adesso consentono di fare, e quindi trasformare se volete delle immagini fisse in un prodotto in movimento, e un prodotto in movimento che non si limita a proporre un'immagine dopo l'altra, ma attraverso lo zoom fa quel lavoro del dito puntato che aiuta chi vede a guardare, che tutto sommato il dito puntato non è altro che osserva, ed è una tecnica di comunicazione, quando c'è la mediazione personale, estremamente efficace. Non posso dimenticare quando Jean-Christophe Hamann, che era il curatore del Museo d'Arte Contemporanea di Francoforte, all'inizio di una mostra, la pipa spenta in mano, mi ha messo una mano sulla spalla e poi mi ha detto "tu vuoi Daniele". Allora, quel gesto ha rivelato dell'opera di Boetti che mi stava mostrando, con le sue parole ovviamente, più di qualunque altra cosa. Ora, non possiamo sempre stare con una mano sulla spalla del visitatore e il dito ad indicare cosa guardare, ma questo si può, credo, costruire animando. Il libro è fermo, le immagini stampate sono ferme, il nostro occhio che seleziona, che passa dall'una all'altra. Mi rendo conto che è uno sguardo dalla parte del visitatore, ma è una deformazione professionale che mi è venuta, per cui nel guardare le cose per me cerco di guardarle come fossi, come sono peraltro, un qualsiasi visitatore, in questo caso ancora di più. Grazie, mi sembra sia terreno il dito puntato, e adesso diamo la parola per chiudere davvero, non per chiudere il discorso che non avrebbero mai fine, ma per chiudere questa serata, perché l'ora è tarda, a Monica Di Barbara. Io mi taccio, però prima di passare la parola non posso che ringraziare tutti, a partire da Mara Kraus, che è stata straordinariamente gentile e disponibile, oltre ad offrirci delle spunti di vita vissuta interessanti per completare i ragionamenti fatti. Grazie professor Gellà, grazie ad Adolfo, speriamo di riprendere questi discorsi anche al di fuori dell'occasione che ci ha riunito oggi, che è il 27 di gennaio. A te Monica per un saluto e una conclusione. Sì, allora vedo una mano alzata, non so se è una persona che vuole fare una domanda o se è stato un errore di click. E intanto volevo solo dire che mi sembra che anche quest'ultimo spunto ci dica in quanti modi è possibile guardare queste immagini. Credo che questa sia una delle sicuramente delle cose che sono emerse, di prendere le immagini sul serio
e le diverse prospettive attraverso cui possiamo utilizzare questi materiali. Faccio un'ultima annotazione. Abbiamo parlato di molti contesti in cui le immagini sono pubblicate, non abbiamo menzionato, e vorrei farlo, i manuali scolastici, perché penso che siano proprio tra i principali responsabili, o comunque sono sicuramente tra i responsabili di una comunicazione per immagini che spesso è molto stereotipata per tutta una serie di motivi che adesso qui non abbiamo tempo di affrontare, ma sicuramente arricchire il panorama visivo dei ragazzi con delle alternative un po' meno, come dire, mainstream e un pochino più complesse, un pochino più pensate, arricchire in questo senso, non nel senso della quantità perché sono già fin troppo abbondanti, ma nel senso di un'attenzione maggiore nella scelta delle immagini, può essere uno degli spunti che forse vi potete, su cui sicuramente potranno riflettere le docenti, i docenti che erano qui con noi. E poi basta, io direi che appunto sono stata molto contenta di discutere di queste questioni, che credo insomma vadano assolutamente approfondite e considerate. Ringrazio moltissimo Fondazione ISEC che ha organizzato l'incontro. Ringrazio Mara Kraus che ci ha dato queste testimonianze, questa visione da vicino di queste immagini, Elisabetta Ruffini che ha letto con così tanta attenzione il testo, e il professor Jallat che ci ha indicato col dito un'altra prospettiva da cui guardare queste immagini. E Adolfo Mignemi dovrei ringraziarlo per talmente tante cose che adesso direi che non è neanche il caso di incominciare. Grazie anche a chi ci ha seguito qui e sulla pagina Facebook di Fondazione ISEC. Ho visto scorrere qualche commento, ma non sono riuscita a leggerli tutti. Adesso prima di chiudere comunque li leggo. Ringrazio chi ci ha salutato. Trasferisco a tutti coloro che hanno preso la parola i ringraziamenti e i complimenti delle persone che ci hanno seguito, e credo di potervi lasciare andare a cena. Preparare la cena. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie a Mara Gini Kraus, che non conoscevo, che mi ha fatto molto piacere vedere. Anch'io ringrazio, perché era molto interessante per me e molto commovente. Grazie Mara, veramente tanto. Grazie Daniele e grazie Elisabetta per tutta l'attentissima lettura che è stata fatta di questo lavoro. Cioè, credo che... una cosa importante. Grazie a Giorgio anche appunto per l'ospitalità che ci ha dato questo spazio. Tu sai che abbiamo sempre un progetto che è lì, che prima o poi riusciremo a far atterrare. Io sono paziente. E prima o poi usciremo dal Covid, allora, e ci riprenderemo a incontrare. Ecco. Bene. Va bene. Buona serata a tutti, allora. Altrettanto, arrivederci. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie.